Normalmente l'accusa alla politica di essere troppo lenta, è la prima volta che sento dire che siamo troppo veloci e quindi questo mi mette una certa soddisfazione. Non avevamo alternative perché mentre negli altri paesi il sistema è a sé stante, quindi i direttori vanno a scadenza secondo le scadenze dei singoli musei, quindi si può fare quel tipo di procedura, noi avendo avviato la riforma e avendo anche degli obblighi imposti dalle scadenze fissate dai decreti ministeriali e dalla legge, abbiamo chiesto alla Commissione di affrontare complessivamente questa. È chiaro che è un precedente che probabilmente non si ripeterà nemmeno in queste dimensioni, perché via via le scadenze potranno essere differenziate, potranno entrare altri musei, dipende dai numeri della disponibilità dei dirigenti che avremo nelle varie operazioni di riorganizzazione del Ministero, di spending review, e quindi andremo verso un sistema che è il più possibile europeo, ma il passo è andato in quella direzione e peraltro la selezione è avvenuta. C'erano dei criteri selettivi di ammissibilità e difatti non tutti i 1200 li avevano, sono stati selezionati curriculum e quindi non parlavamo di sconosciuti, parlavamo di persone il cui curriculum è la prova principale. Non c'era nemmeno nessun obbligo di fare quel colloquio nelle procedure, si poteva scegliere come si fa in una gran parte di procedure selettive semplicemente sulla base del curriculum, delle pubblicazioni. La commissione ha ritenuto in modo autonomamente, in modo a mio avviso intelligente, di avere un colloquio in cui non era un esame. Sarebbe stato anche offensivo, guardate chi ho attorno, dare un esame. Era semplicemente la presentazione delle idee che, candidandosi alla guida di quel museo, quel singolo candidato direttore aveva per quel museo. Questo è avvenuto e ha funzionato bene e pare che il risultato sia più che soddisfacente.